Secondo noi l'innesto giustamente di culture diverse porta veramente un valore aggiunto molto importante per la Fondazione, per Arezzo e per tutti i meravigliosi volontari che sono con noi. L'intento è proprio quello, cioè introdurre idee nuove, farsi contaminare da quello che già succede nel mondo, quindi condividere quelle che sono le realtà più importanti sia locali di Arezzo ma anche per quanto riguarda appunto l'Oklahoma, da dove vengono i nostri studenti, farle contaminare tra di loro di modo che si possano creare dei progetti importantissimi. L'Oklahoma University a lezione dalla Fondazione Mona Lisa Hollus. Oklahoma University è una bellissima realtà che abbiamo qui a Arezzo, una parte della università con giovani che vengono proprio da Oklahoma City e fanno delle esperienze insieme ai nostri studenti italiani. Noi qui al Charity esponiamo in che modo diamo una mano ai ragazzi svantaggiati, a delle famiglie, a quello che stiamo facendo, e quindi i professori vengono per insegnare ai loro giovani che cosa stiamo facendo. Questa è una lezione questa mattina. I docenti dell'Oklahoma University hanno così potuto conoscere da vicino questa realtà partendo dai charity shop fondamentali per sostenere i progetti della fondazione. L'Università dell'Oklahoma qui ad Arezzo da anni ormai collabora con la realtà di Mona Lisa in tutte le sue sfaccettature, dall'azienda alla fondazione, e anche quest'anno, come spesso accade, abbiamo un tirocinante per l'appunto che sta svolgendo uno stage qui presso Fondazione Mona Lisa, per cui ecco, adesso che in questo momento specifico sono venuti anche alcuni colleghi direttamente dagli Stati Uniti per capire come funziona ancora meglio la Università dell'Oklahoma qua ad Arezzo, quello che facciamo, e tra l'altro appunto parlando proprio dei tirocini, abbiamo colto l'occasione di oggi per fargliela vedere, fargliela toccare con mano. Ormai sono più di 3 mesi che vengo, quindi mi trovo bene. Le volontarie sono brave. A far da sfondo all'incontro il charity shop della Fondazione Mona Lisa di Arezzo, che ospita un progetto di doposcuola che si trova nel quartiere più popoloso e multietnico della città. I ragazzi multiculturali che seguono i corsi di doposcuola qui dentro, in questa realtà che è la realtà iniziale della Mona Lisa. La Mona Lisa 55 anni fa è nata in questo stabile, stanno facendo i compiti e il preside si complimenta con loro perché facendo i compiti incominciano a parlare meglio l'italiano. Questo è una bella cosa. Fra l'altro, il fatto dei bambini e delle bambine, noi ci teniamo, e allora le famiglie che hanno più figli con ragazzi e ragazze vogliamo, pretendiamo, chiediamo di ottenere bambine e bambine, se no non prendiamo il ragazzo a fare i compiti, e questo l'abbiamo ottenuto.